Ciao, benvenuti e bentornati a Vivere in Corea del Sud. Io sono Mattia e oggi parlerò con voi di una notizia del Korea Times, ovvero che la Corea dà i visa F2, ci sono 500 posti per andare a vivere in Corea nelle zone rurali. Ma prima di andare nel dettaglio a commentare la notizia anche con alcune delle mie opinioni, vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, attivare la campanellina se siete già iscritti e non l'avete ancora fatto, ma soprattutto a lasciare un mi piace, perché aiuta il canale. Quindi adesso commentiamo la notizia insieme e per chi mi segue da tempo vi porto all'attenzione un video che si chiama Corea, quello che non vi dicono. L'avete visto? Se non l'avete visto, vi invito a guardarlo e anche questo video avrà ancora più senso. Comunque sia, l'articolo del Korea Times dice che la Corea lancia un programma prova per circa un anno, fino all'ottobre 2023, per far sì che 500 persone straniere vadano a vivere in Corea, provviste di un permesso di soggiorno chiamato F2, che permette una residenza a più lungo termine dei visti brevi, diciamo, e in particolare vi sono dei requisiti. Le persone devono vivere almeno 5 anni nella zona rurale che verrà designata. Devono avere una competenza di coreano certificata e devono avere almeno un titolo di studio di laurea triennale, che poi per quanto riguarda l'Italia si chiama triennale, ma generalmente in altri paesi del mondo come la Corea la laurea dura 4 anni, il classico bachelor, mentre poi i master sono 2 anni extra. Quindi ci penso, 500 posti per gli stranieri, ok. Per andare a vivere nelle zone rurali, attenzione, rurali, quindi campagna, non città, ovunque paesini più piccoli, ok. Bisogna sapere il coreano, che ci può stare, alla fine fa parte dell'integrazione. Bisogna essere laureati, ok. Ora, perché le zone rurali in Corea sono vuote? Perché chi mi segue da tempo l'avrà capito, lo sa, in Corea la vita è concentrata nelle grandi città. Quindi tutte le persone dai paesini si spostano nelle grandi città. Le grandi città sono Seoul e tutto il circondario, che poi ci sono altre decine di città, Daejeon, Daegu, Ulsan, Busan. Poi ok, ci sono anche altre città come per esempio Chuncheon, che sta un po' più su, relativamente vicino al confine con la Corea del Nord. Ci sono grandi centri, ma in Italia purtroppo, almeno per chi non segue vivere in Corea del Sud, è conosciuto solamente Seoul, ma ci sono tante altre città. Comunque sia, contenuti che potete approfondire in altri miei video, in Corea del Sud vi è un basso tasso di natalità e soprattutto vi è una scarsa popolazione nelle zone rurali, che sono popolate più che altro da persone del sud-est asiatico. E attenzione, allora, le persone del sud-est asiatico non sempre sono con dei titoli di studio, in alcuni casi sono anche immigrati illegali o che magari arrivano a fare dei lavori manuali e poi si nascondono e rimangono 10 anni e passa a lavorare in Corea e poi si costruiscono la casa nella propria nazione mandando soldi e poi rientrano, o alcuni addirittura rimangono finché non vengono arrestati o rimangono tanto. Alcuni hanno anche dei bambini. E il paradosso è che, un po' come in Italia, il bambino può avere il permesso di stare in Corea fino ai 18 anni e poi, se i genitori non sono regolarizzati, anche il figlio rischia di eventualmente essere espulso. Questa è una cosa che c'è in molti paesi per i figli di immigrati, che comunque possono andare a scuola, possono avere un'istruzione, magari crescono con un'identità coreana o come identità italiana, come c'è anche in Italia, però poi, arrivata la maggiore età, ci sono un po' i problemi del regolarizzare la propria presenza, loro malgrado. Ora, questo visto ha delle condizioni, non dico ambigue, però abbastanza peculiari per ottenere questo permesso di soggiorno. Considerando che la maggior parte dei coreani lascia i paesini per andare in città dove c'è tutto il lavoro, dove c'è tutta la competizione, tutta l'industria, quello che rimane nelle zone rurali generalmente sono aziende medio-piccole che magari si occupano o di lavori magari fisici. Sicuramente c'è qualcosa nel settore metalmeccanico, ma principalmente sono nel settore agrario. Attenzione, settore agrario non significa solamente andare a piantare aglio e cipolle, cosa che fanno molti immigrati, perché i coreani non lo fanno,
lo fanno questo lavoro generalmente le persone sud-est asiatico e nordcoreani. E c'è anche qualche coreano anziano. Quindi o questo tipo di lavori, o magari, se penso a un titolo di studio, effettivamente ci sono persone che studiano biologia, chimica, e ci sono alcune fabbriche o comunque alcuni campi dove si fanno esperimenti sulle piante, anche in zone più rurali. Quindi quello che mi viene da pensare è che questo visto sia fatto per attrarre, come dicono loro, persone altamente specializzate in determinati settori che vadano eventualmente a potenziare alcuni settori nelle aree rurali e anche a far girare l'economia in quella zona. Infatti c'è scritto che nel momento in cui ci si trasferisce in questa zona designata, non la si può lasciare per i prossimi 5 anni e si può portare la sposa e i figli o lo sposo e i figli se ci sono. Il che mi fa pensare che molte persone del sud-est asiatico che già vivono questo tipo di contesto in Corea possano essere interessate a questo tipo di visto. Non a caso, la maggior parte delle persone con i visti a lungo termine o con questo tipo di permessi di soggiorno in Corea sono del sud-est asiatico. Quindi, da una parte noi vediamo questo titolo che sembra attrarre stranieri, perché la Corea sembra voglia stranieri, in realtà non è altro che un interesse a sì cercare degli stranieri, ma possibilmente molto specializzati e soprattutto per andare a ripopolare quelle zone rurali. È un programma prova, quindi non sappiamo se andrà a buon fine o meno, però eventualmente metti le persone là, è probabile che si creano delle mini Bangkok, delle mini Ho Chi Minh, delle mini Kuala Lumpur, non so, perché ci sono molte persone Malesia, Indonesia, Vietnam, Thailandia che fanno questo tipo di lavori. Le metti là per forza 5 anni, pena gli tagli il visto, ti rivitalizzano quella zona. Devono essere integrati, devono parlare coreano, però già succede che gli asiatici tra loro fanno molta comunità e in buone parti anche nelle grandi città ci sono quartieri totalmente popolati da decine di migliaia di persone di una nazione piuttosto che un'altra. Però ecco, dopo 5 anni, se queste persone sono veramente adatte, magari cambiano città e si trovano bene in Corea. Se non sono adatte, se ne vanno, magari arriva qualcun altro. E che succede? Che magari ti ripopolano la zona, te la rivitalizzano, magari qualcuno resta in Corea e così vai ad aiutare una zona povera della Corea a continuare a svilupparsi e soprattutto eventualmente alcune di queste persone, forse poi se sono veramente utili alla società e si trovano bene, rimangono in Corea e vai anche a colmare quel problema della natalità. Infatti io avevo parlato di questo problema in un altro video. Perché appunto se non ci sono bambini ci sono dei problemi dopo. Quindi io non lo vedo assolutamente come una Corea che apre braccia e corpo a braccia, eccetera, venite, però comunque è un qualcosa e loro fanno qualcosa. In Italia non abbiamo magari il problema che hanno i coreani perché la geografia è distribuita in modo diverso, l'economia è distribuita in modo diverso, però abbiamo anche un problema degli anziani. E da anni abbiamo sempre un governo incompetente, purtroppo non cambia, non mi sembra che stia cambiando. Abbiamo una campagna elettorale che sta cominciando e già vertono sulle pensioni quando molti giovani non trovano lavoro e vengono chiamati fannulloni. Non ci sono condizioni del genere. Quindi da una parte io vedo questa cosa che sta facendo la Corea come sì, ok, ti aprono i visti, ma sono solo 500 posti e le condizioni non sono così scontate. Quindi io non so se c'è qualche italiano che riuscirà ad applicare per questa cosa, per fare richiesta, se me lo fa sapere, se ha visto questo video, se ci riesce, se non ci riesce. Non so effettivamente se è aperto per tutti i paesi o meno perché non è specificato. Loro dicono, ma in Australia abbiamo visto che questa cosa funziona, però in Australia effettivamente chiamano le persone a costruire le strade, quindi operai a fare i lavori nel settore agrario, piantare angurie, cioè insomma zappare la terra, questo è quello che fanno in Australia. Non è che chiamano gli stranieri a fare gli avvocati o cioè, oddio, l'imprenditore, se non hai soldi investe. Però insomma, è un visto peculiare, è un'opportunità, magari un'opportunità però paradossalmente per chi ha delle competenze specifiche, che abbia un titolo di studio, ma che magari sappia anche utilizzare dei macchinari per arare il terreno, per coltivarlo, per renderlo più fertile, per renderlo più, diciamo, coltivabile. Non so quanti italiani abbiano queste competenze, non so effettivamente se poi sarà la Mecca per altri cittadini del sud-est asiatico, secondo me sì, però la notizia è interessante. Come titolo sembra sempre che da una parte la Corea diventa più, diciamo, ah, venite, venite, siamo aperti. Secondo me no, perché loro fanno una selezione specifica perché vogliono il meglio del meglio del meglio
E nel meglio del meglio qualcosa andrà male, lo cacci, però qualcosa esce e sono delle cose. Ora, io non pretendo che in Italia si mettano a fare delle iniziative del genere. Sarebbe bello pensare che magari dicono: ok, c'è persone italiane studiate in questo campo di studi, perché non creiamo delle città ad hoc o delle zone ad hoc dove magari costruire questo tipo di aziende? Non so se già lo fanno. Fare qualcosa che coinvolga magari i giovani e dare più prospettive per un futuro sarebbe carino. E io qui lo utilizzo per. Sono contesti totalmente diversi, però metto un po' a confronto Italia-Corea. Quindi, morale della favola: la notizia è che ci sono 500 posti, sono 500 e potenzialmente i candidati saranno, non dico decine di migliaia, ma quantomeno qualche migliaio, considerando l'hype che c'è sulla Corea. Non so effettivamente quanti italiani o occidentali ci vanno, perché calcolate che è un visto che viene dato a chi parla coreano, ha delle certificazioni, ha dei titoli di studio e deve contribuire a dei settori che loro ancora non hanno specificato. Magari poi andranno a dire settore agrario 10 persone, amministrazione 2 persone e quindi poi lì diventa una competizione, fermo restando che sono delle opportunità. Non so se sono per noi, per gli italiani o per altri, però questo è quello che succede. Non tutto quello che luccica è oro o non tutto è oro ciò che luccica. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se conoscete qualcuno che ha questi tipi di visti in Corea, perché io ne conosco di persone che lavorano anche in questi settori, ovvero manuali, anche con titoli di studio, e fatemi sapere cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un benedetto mi piace, mettete mi piace al video e consigliate il mio canale ad altre persone, perché come potete vedere non c'è qualcun altro come me che commenta queste notizie in modo approfondito. Una cosa è condividere una notizia e dire: guarda, la Corea dà più visti. È una cosa andare a vedere quello che c'è dietro, perché non sempre tutto quello che luccica è oro tutto quello che luccica. Nuovamente lasciate mi piace, iscrivetevi, fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto e alla prossima. Ciao!